Ciao, sono William Bisacchi di blog bisacchi.it e oggi ti parlerò di quali sono le tendenze per le colorazioni degli infissi che stanno andando più di moda, che stanno piacendo di più e che vengono utilizzate di più in questo periodo. Partiamo dal bianco. Il bianco laccato è uno dei colori che si usa ancora tantissimo, è un sempreverde, l'infisso bianco. Nella declinazione soprattutto opaca è un colore molto bello, molto luminoso, è un colore che non stancherà mai. Poi stanno andando molto questi grigi effetto micaci, questi grigi che richiamano un po' gli infissi del passato, quelli in ferro, soprattutto in delle case un po' particolari, in dei loft. Questo è un colore che ha il suo peso nel mercato, insomma. Poi sta andando molto, questa è la novità, il nero opaco. Questo è un nero opaco nella finitura ossidata, che è molto molto bello, particolare. Chiaramente qui serve una casa molto moderna e studiata per questo tipo di finitura negli infissi. Poi, sempre degli ossidati, sta andando questo effetto qua, che è un effetto praticamente titanio, e sta andando anche il suo fratello acciaio, che ora qui lo vediamo in un acciaio vero inox, ma si può riprodurre anche con dei profilati in alluminio. Poi sta andando molto effetto Corten, questo è per i modaioli. Effetto Corten è un effetto ferro rugginito, che se lo facciamo in vero Corten ha il problema della ruggine che potrebbe rovinare un pochettino i vestiti quando gli passi vicino, se ancora non ha preso bene, praticamente ci vuole un po' di tempo con la cera che prenda, ma se lo facciamo verniciato non ha nessun tipo di problema. E poi è tornato anche l'effetto alluminio. Questo qui, che lo vediamo anche nelle modanature, ad esempio in alcuni pezzi di arredamento, nelle macchine, mi sembra Audi, BMW, forse Porsche, alle modanature così in alluminio spazzolato, anche questa è una finitura che è tornata negli infissi. E poi il grigio è onnipresente adesso, in tutte le sue declinazioni, dal grigio chiaro, ancora più tenue anche di questo, fino ad arrivare al grigio scuro, quello effetto micaccio che ne abbiamo parlato prima, e si arriva fino al nero. Quindi c'è molto molto contrasto, dai chiari chiari fino ad arrivare a quasi nero. Spero di averti dato qualche informazione su quali sono le tendenze attuali del colore che si possono fare agli infissi e di quello che sta piacendo. Ora sta a te, scegli il colore giusto. Ciao e al prossimo video.